Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi pista nuova, io non ci sono mai stato. Crespano del Grappa, Crespano Land, anzi. Ovviamente con me buon Giacomo. Salve. E il buon Federico che qua sta già preparando tutto. Oggi giornata di allenamento veloce perché la pista apre dalle 9 alle 2 del pomeriggio e sono già le 10. Quindi ci cambiamo, andiamo dentro. Se non siete ancora iscritti al canale, ovviamente vi ricordo di iscrivervi tramite il bottone qui sotto, è gratis, fate presto. Vi lascio il tempo della sigla per farlo e noi dopo la sigla entriamo per il primo turno e vediamo com'è questa pista. Prima entrata fatta, cosa ne pensi Giacomo della pista? Bella. Più che altro, secondo me, troppo traffico. Per uno che va forte come te, i sorpassi, eccetera, è quando c'è tanta gente che va più piano di te. No, è il contrario. Mi trovo in difficoltà perché c'è troppa gente che va più forte di me. Dovresti mettere gli specchietti così vedi quando arriva la gente? No, ma non c'è pericolo perché mi giro di continuo. Stanno bagnando di nuovo adesso. Beh, per me era già abbastanza... Umida. Sai che ho sbagliato a montare le gomme anche. Col caldo così ho montato le slick, ma... Qualche commento? Sì, quando vedo la tua unghia mi viene proprio da vomitare. Falla vedere i tuoi followers. Sono i segni di chi lavora? No, di chi dorme lavorando. Guardate che bel ragazzo. OnlyFans è il numero uno. Giantin è il provolone di OnlyFans. Sono in super forma oggi. Sì. Che mi pare una cacciotta più una forma. Adesso hanno chiuso un po' la pista e stanno bagnando. In teoria ho sentito qualcuno dire che c'era un ragazzo che si è fatto male. Noi non abbiamo visto niente, però andiamo dentro. Seconda entrata, speriamo di prendere confidenza con la pista. Speriamo sia poco bagnata. Così vuoi entrare che entrano tutti adesso appena l'apro. Lascio andare il signor Zuin ad asciugare un po' il tracciato. Eccola, guarda che bella scena. Tra l'altro, non abbiamo detto, se ci seguono anche su Instagram, avranno visto che ieri, via con la barchetta. Finalmente, dopo 2 anni, il signor Zuin si è deciso a portarmi via in barca ieri. Infatti ho preso un po' di sole. Cavai anche oggi, qua. Due tempi. Sì, l'unica parte che hai preso il sole è la capocchia, là, perché la scappadea sta iniziando a... Ad avanzare. Sogni d'oro. Thank you.
Situazione dopo altre due entrate, traffico in leggero calo, ma caldo in aumento. La situazione è così. Com'è che sei qua a riposare? Perché a differenza tua corri in moto, quindi mi stanco. Se invece vai a trovare. No, no, perché dormi 3 ore a notte. Dillo, dillo agli iscritti che fai le ore piccole, dillo. Dormo a sufficienza? Ah, vedo. Che butteria? Che butteria qua in mezzo? Sono medusa. Sì, ti metti fuori che ti sei una bolla, mio caro, te diventi una boa. E mi butteresti là? Che cattiveria. Non so, anche se con una corda e una piera di gai piedi. E te Giacomo? Confidenza con la pista, Giacomo, che aumenta. Tiriamo su. Un po' più di confidenza. L'uomo morto. Ah! Ho un po' più di confidenza. Madonna, perché deve schiacciare? Ho paura che mi cannona. No, ma il traffico sta calando, vedi che i furgoni stanno andando a casa. Mi hanno urlato dietro prima, mano. Sì? Sì, ma non capisco il perché, non eri in mezzo. Cioè, probabilmente eri in mezzo per lui, ma io ero in parte nella mia linea. Cosa facciamo allora? Proviamo a sopravvivere. Confidenza della pista che aumenta, dai, mi sto divertendo. Fede, GoPro? Mettiamo la GoPro in testa a Federico, vediamo degli onboard seri. Tutti dentro, vai. Giornata finita o dovrei dire mezza giornata? Eh? È andata bene. È andata bene, ti sei divertito, volevi cambiarti alla fine invece. Cosa? Altre due entrate, ti sei divertito un po'. Meno traffico. Sì, no, solo il traffico che mi ha un attimo destabilizzato. Solo al buon Federico non destabilizza il traffico. Signor Zuin, ci racconti com'è andata? Bene, la pista era bella, mi sono proprio divertito. Soprattutto a sverniciarmi. Sì, vabbè. Lo so che ci vuole poco. Mancava poco anche che ti svernitasse Giacomo, quindi insomma. No, quella no. Mi dispiace, ma quella no. E stavo dicendo, io vado a casa, invece loro due vanno al mare. Manca massa. Ma perché devi dire sempre tutto a tutti, che cazzo faccio io? Finita, pista bella, è piaciuta a tutti, ci siamo divertiti. Io vi ricordo, come sempre, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi dal bottone qui sotto. Mettete un mi piace al video e attivate la campanellina, che è tutto gratuito. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Visto.